Comincerei con Mariella Moretti, vicepresidente di Confitarma, e che dal suo punto di vista degli armatori ci dirà qual è l'importanza degli armatori per il nostro Paese, come possono contribuire a sviluppare il bel Paese. Prego, Mariella. Buongiorno, ringrazio il presidente Guido Grimaldi di avermi invitato a questo panel. E qui rappresento l'azienda di famiglia che è specializzata da più di 60 anni nel trasporto dei prodotti petroliferi e chimici. Metà della flotta è impiegata nel Mediterraneo, nel cabotaggio mediterraneo, l'altra metà per i prodotti chimici è dislocata in Nord Europa, nel Nord Europa, sullo short sea shipping. La nostra attività si dipana essenzialmente con il trasporto di prodotti petroliferi e chimici che vengono raffinati nelle raffinerie e noi provvediamo a trasportarli nei siti, depositi e quant'altro, anche aeroporti, per l'utilizzo finale. Qui subiscono un altro percorso, probabilmente fatto dagli autotrasportatori, qui ce ne sono tanti, per raggiungere stazioni di servizio, aziende, porticcioli dove ci sono piccoli depositi, dove noi stessi poi andiamo a fare anche rifornimento con le nostre navi. Ecco, il prodotto chimico invece ha una sfaccettatura tutta particolare, sono lotti più piccoli, ci vogliono navi in acciaio inossidabile, molto specializzate, e noi trasportiamo da una grande raffineria che è in Inghilterra questi prodotti su tutta la costa del Nord Europa. Ecco, questo per dimostrare, ecco, questi prodotti vanno principalmente, i prodotti chimici che possiamo trasportare nell'ICOF, che è il certificato che a bordo abbiamo per le nostre navi, sono la bellezza di un circa 600. Sono prodotti che vanno poi direttamente utilizzati dalle società farmaceutiche, medicali, automobilistiche, delle vernici. Guardate, se vi guardate attorno, tutto quello che vedete o toccate ha una parte fatta col prodotto chimico. Perché ho descritto questo? Perché il petrolio è comunque alla base di questi prodotti, di cui tutti, una volta raffinati e utilizzati, abbiamo bisogno. Ne abbiamo bisogno per le nostre vite, per la nostra attività, e ci aspettiamo che le autorità tengano presente questo segmento particolarmente importante nella filiera della produzione dei prodotti energetici, anche tenendo conto che davanti alla transizione ecologica che stiamo già affrontando da soli, praticamente senza tanti aiuti dalle autorità preposte, ma che abbiamo invece la volontà di portare avanti, di fare una transizione ecologica completa, ci aspettiamo e chiediamo di avere degli aiuti, delle attenzioni, perché noi saremo quelli che trasporteranno i combustibili del futuro, perché noi abbiamo il know-how per fare questo, lo possiamo leggermente modificare o grandemente per trasportare i prodotti che verranno, non sappiamo ancora bene con certezza quali, perché questa è tutta un'altra storia legata anche alle infrastrutture, e qui mi